Ciao a tutti, questo è un altro video tag, si intitola Sette vizi capitali letterari. Allora, i sette vizi capitali penso li conosciate tutti, quindi iniziamo. Allora, primo vizio capitale, avarizia, libro più costoso e libro meno costoso. Allora, io qui ho una pilata di libri. Il libro più costoso è stato questo mattonazzo. Oh. Il Signore degli Anelli, John Ronald Reuel Tolkien, è costato esattamente 48 euro. Devo dire però che io l'ho pagato 45 perché ho preso una carta fedeltà e mi hanno fatto uno sconto. Comunque il prezzo del libro sarebbe 48 ed è l'ultima edizione della Bompiani con incorporata la cartina e le appendici naturalmente. Questa edizione ora non sono sicura di quando sia, ma penso del 2013. È stata l'ultima edizione del 2013, quindi l'ultima. Ha la copertina rigida ed è molto bella perché ha delle rifiniture in oro. Bella. Il libro meno costoso non ce l'ho qui perché l'ho preso su ebook, è della di Jane Austen, Emma, famosissimo suo libro. L'ho pagato niente, gratis l'ho preso perché essendo uno dei classici, dei classici, dei classici, super classici, l'ho preso gratis a 0,00 euro. Quindi questo è stato il libro meno costoso. Secondo vizio capitale, l'ira. Con quale autore hai un rapporto amore-odio? Allora, io devo confessare che ho letto soltanto due libri di quest'autore, soltanto quest'anno, perché ho detto come faccio a non leggere almeno un libro di quell'autore, dato che tutti ne parlano. E sto parlando di Dan Brown. Allora, ho letto per primo, questo è stato il mio primo libro di Dan Brown, più famoso, Il Codice da Vinci, e poi ho letto Inferno. Allora, che tra l'altro qui c'è scritto 5 euro, ma io l'ho preso 4,50 su Amazon, se lo volete prendere. Allora, io adoro, devo dire che adoro Dan Brown, ma allo stesso tempo lo odio, nel senso che ha uno stile inconfondibile, assolutamente, però come ho trovato nel libro Inferno, non grana mai la storia. Nel senso, mi sono ritrovata a pagina, adesso ve lo dico, 250, 300, 250, e la storia doveva ancora ingranare. E quindi risulta un pochino pesante perché dici, caspita, ma quando inizi? Quando inizi? Quando inizi? E quindi a volte non ti viene nemmeno più tanto la voglia di continuarlo. E per quello che mi piace Dan Brown, ma allo stesso tempo è un po' così così. Ecco, tutto lì. Terzo vizio capitale, la gola. Quale libro hai divorato? Allora, Il Signore degli Anelli, in assoluto, l'ho letto, 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 riletto. Poi, questo libro, che l'ho comprato 4-5 anni fa, Beastly, di Alex Flynn, è un bellissimo libro. Diciamo che viene riproposto la storia della Bella e la Bestia, ambientato però ai giorni nostri. Il libro è stupendo, mi è piaciuto, l'ho letto tantissime volte. Il film, hanno fatto il film, io l'ho visto una volta, poi non l'ho nemmeno finito perché era disgustoso. Scusate, magari a qualcuno piace da morire, ma io l'ho trovato deprimente perché confronta. Allora, se noi confrontiamo quel film con questo libro, non si sa nemmeno se sia stato tratto da questo libro perché ci sono incongruenze e poi non rende nemmeno metà della giustizia che bisognerebbe rendere a questo libro. Non è un libro spettacolare, meraviglioso, però è un libro bello e mi dispiace che abbiano reso un libro così bello in un film schifoso. Io dico schifoso perché a me non è affatto piaciuto. Quarto vizio capitale, la pigrizia, un libro tralasciato messo da parte per pigrizia. Qui io mi voglio male da sola, nel senso che mi flagello sempre per averlo fatto, però no. Sto parlando del Silmarillion. Allora, io l'ho comprato a giugno, volevo iniziare a leggere a luglio perché avevo altri libri in programma. Ho
iniziato a leggerlo, ho letto prefazione, la lettera che Tolkien scrive a Milton, sembra, a Milton. Poi ho iniziato il libro, ok. Nel senso che il linguaggio non è dei più facili, è stato scritto intorno al 1917, quindi un pochino prima dell'Hobbit, il Signore degli Anelli. Il linguaggio è un pochino, diciamo, arretrato, è un linguaggio alto, il tono è alto, però non è facilissimo da capire, anche perché ogni tanto questa traduzione è fatta male. Secondo me la traduzione è fatta male, mi sono anche informata su internet, non è delle migliori, cioè della Bompiani, quindi io prendo sempre le edizioni della Bompiani, dei libri di Tolkien, però la traduzione non è stata fatta benissimo e quindi diciamo che è un po' difficile da seguire, ma mi sono rifatta, nel senso che questa settimana l'ho ripreso e lo sto leggendo. Mi sono accorta che non è tutto questo disastro come libro da comprendere, è un libro fattibile assolutamente, solo che per pigrizia evidentemente l'avevo lasciato perdere. Ma Tolkien non mi voglia male perché io lo sto leggendo. Perdonami, Tolkien. Allora, quinto vizio, superbia. Di quale libro ti piace di più parlare se per sembrare intellettuale? Io non ho idea perché non parlo di libri per sembrare intellettuale, ma per puro interesse. Forse, classici, magari. Oh, magari I Pilastri della Terra potrebbe essere un libro di cui parlare per. Ma non penso nemmeno. Cioè, forse Ivanhoe. Penso che Ivanhoe sia uno di quei libri intellettuali, magari, non ho idea. Sesto vizio, la lussuria. Quali caratteristiche trovi più attraenti nei personaggi femminili e maschili? Allora, premetto che io non guardo molto l'aspetto fisico dei personaggi, più che altro il carattere, perché alla fine è quello che ti entra dentro ed è di quello che ti ricordi. Però devo dire che se c'è un personaggio femminile con dei capelli lunghi, 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 ricci e possibilmente rossi, allora lo amo molto di più. Poi se ha un carattere schifoso, allora no. Però se ha un buon carattere e pure quello, allora diciamo che è il mio favorito. E naturalmente come caratteristiche sono più o meno uguali per maschi e femmine. Forse per le femmine devono essere coraggiose, coraggiose ma non impulsive. Devono essere riflessive e sensibili. Per quanto riguarda i maschi, coraggiosi, leali e fedeli, soprattutto gentili, generosi, protettivi e anche magari saggi. L'emblema dell'uomo perfetto. Secondo me l'emblema del personaggio femminile perfetto è Eowyn, il Signore degli Anelli, che secondo me dimostra un coraggio di gran lunga superiore a quello di molti altri soldati. Emblema del personaggio maschile, Senvise Genji, se no anche Aragorn. Io mi rifaccio sempre al Signore degli Anelli perché mi è rimasto talmente nel cuore quel libro che ricordo soprattutto quei personaggi lì. Ultimo vizio capitale, l'invidia. Quale libro vorresti ricevere per regalo? Io non ne ho idea, perché poche volte ho ricevuto libri per regalo, perché comunque crescendo nessuno sa mai il tuo genere, non sanno se leggi, se non leggi, non lo so. Mi piacerebbe ricevere un libro su Braveheart, la storia di Braveheart, la stessa del film, però raccontata in un libro. Penso che ci sia in inglese soprattutto, ma credo di averlo trovato in un sito della Mondadori anche in italiano e mi piacerebbe comprarlo. Un altro libro, forse la saga di Excalibur di Bernard Cornwell, mi piacerebbe anche, se no I Principi d'Irlanda o Leone d'Irlanda, non ricordo l'autore o l'autrice, comunque quei libri lì. Ok, tag finito. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!